in uno degli storici locali pesaresi, la Testa del Re, nasce una nuova attività creata da Umberto Carriera e dal suo socio, si chiama La Macelleria. Che cos'è, Umberto? È un ristorante di carne a tutto tondo, ci rifacciamo agli steak restaurant, però tutti italiani, con tanta qualità e con un rapporto diretto tra allevatore e la nostra cucina. Faremo anche la pizza, abbiamo un ottimo pizzaiolo con 20 anni di esperienza, bravo a fare sia le pizze gourmet che le pizze napoletane che la pizza pesarese. Abbiamo infatti diviso il nostro menù in tre tipologie di pizze: le classiche, appunto, che si rifanno alla pizza locale, le gourmet, che va un po', no, a rivisitare quello che negli ultimi 2-3 anni è un po' la moda della pizza particolare, definiamola così, e poi invece le pizze speciali inventate da lui. Ecco, cosa vorrete trasmettere, cosa trasmetterete ai vostri clienti che arrivano alla macelleria? Quali sono le sensazioni che devono percepire? Sicuramente un ambiente familiare. In questi anni abbiamo fatto tante ricerche di mercato anche negli altri ristoranti, quindi crediamo, insomma, di conoscere abbastanza bene i prodotti. Abbiamo colto l'occasione, appunto, di acquistare questo ristorante in centro storico, e una zona valorizzata negli ultimi anni. Noi cercheremo di farlo ancora di più. E Umberto Carriera è veramente un grande imprenditore del nostro territorio, un esperto della ristorazione. Non si ferma a Pesaro, perché presto ci sarà un ristorante a Fano. Possiamo dare qualche anticipazione? Assolutamente sì, apriremo anche a Fano, anche qui saremo nel centro storico, anche quindi andremo a valorizzare anche il centro storico di Fano, un bellissimo centro storico, una zona da noi ancora abbastanza inesplorata, e sarà un ristorante diverso da questo. Parliamo di 30 coperti, qui ce ne sono 100, e sarà una cucina che punterà alla stella nel giro di qualche anno. Abbiamo due cuochi che sono i secondi cuochi di un 2 stelle Michelin all'isola di Vulcano in Sicilia, e quindi anche lì c'è un bel progetto. Michele, tu e Umberto avete altre attività in comune, vogliamo ricordarle? Sì, ormai siamo quasi fratelli, anche se non è mio fratello, però diciamo che siamo sempre insieme 24 ore su 24 quasi, e abbiamo comunque insieme 3 ristoranti, di cui uno stagionale estivo che è Acquamarina, e invece l'altro che è la nostra chicca, che è la grande bellezza, che a noi è come se fosse una moglie, ecco, quasi, che ci teniamo tantissimo. Nei nostri ristoranti non abbiamo nessun tipo di questa ristorazione e di questo tipo di clientela in centro storico a Pesaro. Quindi abbiamo pensato, da prima del lockdown, che ci stiamo dietro in questo bellissimo ristorante, di cui adesso è cambiato tantissimo, e speriamo che sia realmente, vi aspettiamo tutti e vi accoglieremo come sempre con la cordialità degli altri ristoranti. Le specialità sono tutte a base di carne, praticamente abbiamo carne che viene da tutto il mondo, dall'Australia, al Brasile, Argentina, e stiamo cercando anche di conquistare una carne proveniente dal Giappone, che sarebbe la Wagyu o la Kobe. Le nostre pizze, facciamo pizza pesarese con un impasto un po' croccantino, però la forma anche con un po' di bordo stile napoletana. Poi la nostra specialità è la pizza gourmet con prodotti di stagione, tipo pecorino DOP stagionato, goletta croccante, usiamo solo prodotti di stagione. Abbiamo un forno a legna che dall'aroma alla pizza, facciamo volare anche la pizza ogni tanto, anche perché la pizza è passione, è amore, e noi facciamo del tutto per accontentare i clienti. Un locale che apre e si rinnova, un locale storico della nostra città che riprende vita, e un po' è quello che è l'intenzione nostra, quello di animare il centro storico. Quindi io ringrazio Michele e Umberto per aver fatto questa scelta. Buon lavoro e buona avventura. Questo è un locale storico nel centro storico della città di Pesaro, ed è veramente una bellissima giornata quella di oggi, dove due persone, anche giovani, hanno deciso di investire per aprire questo nuovo locale, La Macelleria. La macelleria perché ho chiesto, e praticamente ci saranno tanti prodotti in menù a base di carne, ma fanno anche pizzeria. E devo dire che è un ulteriore tassello che viene fatto qui all'interno del centro storico della città di Pesaro, dove l'amministrazione comunale in questi ultimi anni ha veramente investito tanto, cercando di sostenere e promuovere, appunto, l'apertura di nuovi locali. Quindi complimenti ai soci e alle persone che hanno deciso di aprire, e speriamo che vada tutto bene.